a tutti e tutte, siamo i ragazzi della Cavallerizza, reale, occupata il 23 maggio 2014 per opporci a una vendita illegittima da parte del comune che ha lasciato questo luogo bellissimo, cuore simbolico e neanche troppo simbolico, cuore pulsante della città torinese, della sua vita culturale, della sua vita reale appunto. L'abbiamo occupato per difenderlo da una vendita, come dicevo prima, illegittima, che vuole appunto essere nuovamente un'azione speculativa della nostra città, dove appunto modello di tante speculazioni da parte del comune e della regione. Questa tre giorni, la presa della Cavallerizza vuole essere un momento nuovamente, dopo un mese e mezzo, di apertura alla cittadinanza e dove la cittadinanza può davvero determinare un livello partecipativo e decisionale su quello che succede nei luoghi bene comune della città. Questa giornata del 14 luglio è appunto una giornata di festa, di musica, di arrampicatori che conquisteranno la Cavallerizza reale nel giorno della presa, diciamo, della Bastiglia. Quindi noi riprendiamo la Cavallerizza. Quindi ci sarà musica e iniziative culturali, professori che vengono a raccontare, a esplicitare l'importanza storica e bene culturale dell'UNESCO, della Cavallerizza reale, del complesso storico proprio. Domani sarà una giornata, il 15 luglio, una giornata di approfondimento con un dibattito, diciamo, sui piani progettuali che erano stati anche già messi in progetto appunto addirittura dal comune stesso anni fa per rendere questo luogo ancora attraversabile dopo che invece è stato abbandonato ed è stato oggetto in realtà di disinteresse da parte del comune e poi di svendita. Il 16, giornata fondamentale invece, alle ore 6:30 ci sarà l'assemblea cittadina della Cavallerizza reale, dove saranno presenti anche consiglieri comunali e regionali, dove appunto in tantissimi e tantissime andremo, come dire, a dimostrare, insomma, la forza della cittadinanza in questo processo partecipato che vuole essere insomma un momento di vera democrazia diretta su luogo della Cavallerizza e su tutti quei luoghi bene comuni che sono stati in qualche modo violentati dall'amministrazione pubblica e dalla mala gestione dell'amministrazione. Siamo occupanti della Cavallerizza, siamo lavoratori dello spettacolo, della cultura, dell'arte, dell'immateriale. Siamo soprattutto cittadini, cittadini che rivendicano il loro diritto ad abitare le città fatte a misura d'uomo, le città culturali. Noi stiamo conducendo questa lotta per, anche contro un sistema Torino che è il sistema del grande evento, dell'inaugurazione con la fascia tricolore e poi dopo due mesi chiusura e di nuovo a capo. Noi vogliamo una città in cui si crede nella ricerca, si crede nei giovani artisti, si produce ancora una cultura vera che non è solo debito ma è opportunità per tutti. Noi crediamo fortemente che la cultura sia politica. Sia politica nel suo senso più ampio, nel senso della polis, e vogliamo riappropriarcene. Thank you.
Questi 3 giorni sono stati concepiti per festeggiare simbolicamente la riappropriazione dei beni comuni, della cultura come bene comune, ed è per questo che vi aspettiamo mercoledì 16 alle ore 18:30 in assemblea per parlare con i nostri consiglieri comunali, con i nostri assessori e chiedere loro conto di come stanno gestendo la cultura, ma soprattutto per esercitare la nostra cittadinanza attiva e dire come noi la pensiamo e come noi vogliamo cultura in questa città. Cervello, che bello, cervello, che bello, cervello, che bello.